spettacolo, emozioni e 4 gol al Valle Anzuca, dove il Francavilla riacciuffa per 2 volte un'indomita Jesina. Consueto 4-3-3 per Rachini, costretto a rinunciare a Nazari in extremis, al suo posto in difesa Alessandro Di Renzo. In avanti Palumbo e Banegas appoggiano Dos Santos. 4-2-3-1 per Ciampelli, che inserisce Iabré e Bordo a centrocampo, mentre Trudo, Ricci e Barbetta agiscono alle spalle della prima punta Cruz Pereira. Gara che entra subito nel vivo fin dalle prime battute, subito botta e risposta al 16esimo, ospiti pericolosi con la conclusione al volo di Marini, spacca, blocca. Un minuto più tardi risponde Palumbo, che spara però oltre la traversa. La partita si sblocca al 28esimo su una respinta. Cruz Pereira entra in contatto con Gallo, non c'è fallo per il direttore di gara, che fa proseguire il brasiliano a tu per tu con Spacca, lo spiazza e porta gli ospiti in vantaggio. Il Francavilla più attendista soffre ora la pressione della Jesina e si affida alle ripartenze di Palumbo e Banegas, ma proprio sull'affondo dell'argentino al 37esimo trova il pari con Dos Santos, che in diagonale trafigge Anconetani, che si fa sorprendere sul proprio palo. Dopo l'1-1 la gara si accende e al 40esimo gli ospiti si riportano nuovamente in vantaggio con un'azione rocambolesca. Ricci su punizione centra l'incrocio, Iavre raccoglie la respinta, la sfera impatta prima contro la traversa, poi colpisce Spacca ed entra in rete. Ma non è ancora finita, perché la risposta del Francavilla è immediata. Banegas se ne va sulla destra e serve al centro Palumbo, che si coordina e piazza la girata vincente che vale il 2-2. Nella ripresa le due squadre non accennano a calare i ritmi e giocano la gara a viso aperto e senza esclusione di colpi. Prima emozione dopo appena 20 secondi, quando Palumbo vede Anconetani fuori dei pali e per poco non lo sorprende con una conclusione da centrocampo. Ma l'occasione più ghiotta al 19esimo è per la Jesina, che chiama al miracolo Spacca sulla girata da 2 passi di Cruz. Estremo locale ancora protagonista al 24esimo, quando alza oltre la traversa la conclusione di Bordo. I giallorossi non ci stanno e rispondono al 28esimo. Palumbo mette in mezzo per la testa di Dos Santos, che incredibilmente spedisce fuori da 2 passi. Il brasiliano poi va in gol al 32esimo, ma la rete viene annullata per fuorigioco. La gara è accesa fino alla fine. Al 38esimo ancora un traversone di un ottimo Palumbo, con Dos Santos che manca di un soffio l'impatto con la sfera. Ma la Jesina non molla e il Francavilla deve soffrire fino alla fine per portare a casa il punto. In pieno recupero al 46esimo Villanova su punizione sfiora il 7 e 2 minuti più tardi, con un rigore in movimento, esalta i riflessi di Spacca, che salva letteralmente il risultato. È l'ultima emozione di una gara entusiasmante, che permette alla Jesina di centrare l'ottavo risultato utile consecutivo e al Francavilla di conservare la quinta piazza e continuare a tenere vivi i play-off. Mister Rachini, una bellissima partita giocata a viso aperto da entrambe le formazioni, un 2-2 che tutto sommato ci può stare per quello visto in campo. Ah sì, è una partita dura, lo sapevo, un avversario che non perde da 10-11 partite, quindi sapevo della difficoltà della gara. Come hai detto tu, è stata una bella partita, ne è uscita fuori diciamo una bella partita secondo me. Noi siamo partiti bene i primi 20 minuti, abbastanza compatti, corti, però poi nel momento in cui ci siamo allungati siamo andati sotto. Comunque noi poi le partite le riprendiamo e siamo andati di nuovo sotto, l'abbiamo ripresa nuovamente. Penso che nel secondo tempo abbiamo fatto a livello tattico diciamo un po' meglio, però ripeto, abbiamo giocato contro una squadra che avanti ha tanta qualità, in mezzo tanta sostanza, dietro giocatore esperienza, quindi non era affatto facile. Ci prendiamo questo punto, ovviamente noi abbiamo provato in tutti i modi a vincerla, però ne è uscito fuori in pareggio. Sì, Valerio è stato bravo, alla fine ha fatto un paio di interventi importanti. Noi sul due pari abbiamo avuto una palla messa da Cocò per Dos Santos in area, non è arrivato per pochissimo, quindi diciamo che la chance per il 3-2 ce l'abbiamo avuto noi e anche loro. Penso che per quello che si è visto in campo il pari è giusto.
Niente, guardiamo avanti con fiducia, c'è da lottare fino alla fine, perché domenica andremo a Isernia, una squadra che si deve salvare, l'ultima con la Savignanese che sicuramente verrà qui a giocarsi la sua partita, quindi noi dobbiamo fare il massimo dei punti per rimanere dentro i playoff, poi vedremo quello che succederà dalle altre parti. A noi, quando nel momento in cui siamo la salvezza è stata matematica, ho detto ai miei ragazzi che avrei voluto vedere questa squadra giocare una partita senza l'assillo del dover fare i punti per la classifica e per la salvezza. Così è stata Matelica, così è stato anche domenica scorsa e così è stato oggi, dove abbiamo fatto, credo, tecnicamente la miglior partita della stagione. Una punta di rimpianto è giusto che ci sia, perché altrimenti non faremmo questo sport, e anche se i playoff erano lontani, non nego che siamo venuti qui a giocarcela, e è vero, se l'ultima palla fosse andata dentro probabilmente avremmo avuto l'obiettivo di playoff, non dico vicino ma a portata, così non è ancora matematicamente fuori, però vogliamo giocarcela perché abbiamo ancora due partite contro avversari di spessore e questa squadra si merita di finire bene per quanto fatto in tutta la stagione. Il momento, il mese di marzo, che ha un po' spaccato la nostra stagione, perché lì abbiamo fatto veramente la differenza, abbiamo vinto, siamo a 4 scontri diretti consecutivi, tutti senza subire gol, tutti col minimo scarto, e quello è stato il segnale che questa squadra aveva valori tecnici che si sono visti oggi, ma che aveva soprattutto dei valori morali che l'hanno portata a venire fuori dalla situazione del girone d'andata, che sicuramente era complessa, ma che ha dimostrato quanto volessero fare bene in questa stagione. Io veramente posso solo essere felice di allenare un gruppo di giocatori così.